Ciao, sono Luca Mazzucchelli e oggi proveremo a rispondere insieme a una domanda. Perché lo psicologo deve saper ascoltare bene la persona con cui parla? Spesso riscontro tra le persone con cui parlo l'idea che lo psicologo sia come quello che viene dipinto nei film. In ascolto di un paziente sdraiato su un lettino, in silenzio religioso, per tutta la durata della seduta. La realtà dei fatti è diversa. Oggigiorno lo psicologo interagisce, domanda, fa fare esercizi, restituisce il suo punto di vista e così via, a seconda del proprio approccio di riferimento. Certo, la capacità di fornire un ascolto qualificato e attento è condizione fondamentale in un processo di cambiamento, benché questa caratteristica sia un po' troppo bistrattata dai luoghi comuni che girano intorno alla mia professione. Perché è importante ascoltare? Lo psicologo lavora con i racconti che le persone portano in seduta. Queste storie possono essere molto diverse le une dalle altre. Alcune storie generano una buona qualità della vita, altre invece producono sofferenza o psicopatologia. Altre ancora sono talmente imbarazzanti che la persona non trova nemmeno il coraggio di dirle all'interno di una relazione quale quella psicoterapeutica. Ecco allora l'importanza di creare uno spazio per l'ascolto, necessario prima a raccontare le storie e successivamente a poterle risignificare. Per svolgere questo tipo di ascolto preliminare all'intervento terapeutico, è necessaria una preparazione che non sia improvvisata. L'interlocutore, infatti, necessita una presenza qualificata affinché permetta alla persona di entrare all'interno della propria intimità. Questa funzione psicologica può essere molto ben spiegata da un'immagine esplicativa presa a prestito da un brano dell'Odissea in cui Ulisse si trova alla corte dei Feaci. In breve, Ulisse, dopo un lungo e faticoso viaggio, approda alla corte dei Feaci e si presenta una sera a una festa organizzata dai Feaci, ma in incognito per non farsi riconoscere. Durante questa serata, come da tradizione, un Aedo racconta le gesta degli eroi e, tra queste, anche quelle relative a Ulisse. È in questa occasione che Ulisse si manifesta agli astanti, togliendosi il mantello nel quale si nascondeva e, improvvisamente, scoppia a piangere. Ascoltando dall'esterno il racconto della propria storia, essa assume, agli occhi di Ulisse, un nuovo significato. La morale di questo brano è la risposta alla nostra domanda iniziale: perché lo psicologo ascolta? L'ascolto congiunto e condiviso di un racconto è la prima condizione affinché questo possa trovare nuovi significati e nuovi approdi. Hai mai provato a raccontare un episodio importante della tua vita in cui tu eri protagonista, parlando però in terza persona? È un modo particolare perché ti permette di ascoltarti e allo stesso tempo di estraniarti dalla situazione. Oppure hai mai vissuto un'esperienza nella quale hai potuto fruire di un ascolto attento e qualificato che ti ha fatto sentire meglio? Raccontami i tuoi dubbi e le tue esperienze nello spazio sottostante a questo video e mi raccomando, iscriviti al mio video canale in modo da non perdere le prossime puntate. Ciao!